25 novembre, sono le 21:31. Buonasera a tutti quelli che sono collegati con noi in questa nuova diretta con febbredaroma.it. L'ho chiamata diretta con Giuseppe Giannini perché tra pochissimo avremo l'onore di averlo come ospite. Lo attendiamo. Nel frattempo io saluto i miei compagni d'avventura. Omar, buonasera. Buonasera, Ciao Piero, buonasera, buonasera a tutti. Manuel. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Buonasera Giubbo. Piero, buonasera. Bene, bene. Allora, siamo qua ovviamente in attesa che arrivi il nostro ospite, lo attendiamo tra una decina di minuti. Tanto l'avete visto nello sfondo della sigla, quindi insomma è veramente un grande onore, soprattutto per me che insomma, sono della generazione dei ragazzi che hanno Giuseppe Giannini veramente un idolo. Voi ragazzi siete un po' più giovani e qui ovviamente anche per voi sarà un'emozione forte, ma vi assicuro che per me sarà veramente tanta roba. Buonasera a Demis Colantoni che ci dice buonasera ragazzi, forza Roma, sempre forza Roma. Ciao Io Dennis. prima di, insomma, di introdurre l'ospite, adesso lo aspettiamo. Vorrei un commento veloce da voi. Parliamo della notizia che è arrivata poco fa, un'ora fa, la morte di Diego Armando Maradona. Torno al discorso di prima, di generazioni, no? Io l'ho visto giocare, e quindi per a me è una cosa che ha toccato parecchio. Voi probabilmente, essendo più giovani, lo avete visto magari in video, avete vissuto, diciamo, il suo mito in un po' di riflesso, però è chiaro che da appassionati di calcio non si può non parlarne. Omar, che ne pensi? Sì, io non l'ho vissuto da giocatore, ero troppo piccolo, però cioè, solo chi vive e ha vissuto in una grotta non sa che è stato il pezzo giocatore di sempre. Quindi è una perdita abbastanza pesante, molto pesante per il calcio. E poi inaspettata così perché dal Sì, nulla. sembrava fosse andata bene l'operazione. Sì, Quindi sì. forse ancora peggio perché nessuno era preparato, nessuno se l'aspettava, però abbiamo capito che questo 2020 a quanto pare È è così. così. Veramente, veramente. Manuel, che ne pensi? Beh, umanamente dispiace soprattutto perché mi viene da pensare che è morto prima di quello che doveva essere la sua fine, proprio per il suo modo di essere, secondo me. Diciamo che si è gestito male nella vita. Però questa è stata la sua forza perché gestendosi meglio probabilmente non sarebbe stato Maradona. E dispiace anche per un'altra cosa, voglio porre l'accento su un'altra cosa. La gestione che i social stanno avendo della morte di Maradona, che fino a ieri era un meme vero e proprio, ed oggi sembra che non si possa più, diciamo che ha superato l'essere un meme diventando quasi un santo. Secondo me ci vuole linearità sulle cose e coerenza, e non era un meme prima, non è un santo adesso. Dispiace umanamente, però ci vorrebbe un po' più di calma sulle cose. Sì, equilibrio è la parola giusta, ma Equilibrio, ormai bravo. è una parola che veramente sembra che abbiamo dimenticato. Giubbo, che ne pensi tu? Sì, a distanza di 15 anni poi dalla morte di Best, perché Best è morto il Lo 25 stesso novembre giorno. del 2005, una grande Sì. perdita comunque per il campione che è stato uno dei più grandi, se non forse il più grande giocatore di tutti i tempi. Dispiace anche per il personaggio, sempre sopra le righe, però io purtroppo, come gli altri ragazzi, non l'ho visto giocare, non me lo so vissuto, però rivedendo ciò che ha fatto davanti al Maradona calciatore si alzano solo le mani, insomma, c'è poco da dire. Sì, effettivamente è così, è diciamo una notizia, un fulmine a ciel sereno per quanto mi riguarda. Poi non siamo né tifosi del Napoli, cioè, però ecco, ci sono delle. Cioè, ho visto un tweet del River Plate, quindi i rivali storici del Boca, lui è il Boca.
che hanno fatto, insomma, una grafica, hanno scritto 1960 infinito con la foto di Maradona. Cioè, quindi ecco, per farvi capire, la grandezza del personaggio va oltre qualsiasi tipo di rivalità. Allora, salutiamo e leggiamo un po' di messaggi. Vera Monti dice: Annarita Cherubini viene a salutare il principe. Ok, giustamente l'attrazione stasera è lui. Massimo Monteroso dice: Buonasera romanisti, giornata triste per il calcio. Detto ciò, sconcerti pezzo di merda, ne parliamo di sconcerti. Un abbraccio al principe con il quale ho fatto un paio di partite al Pezzana. Valerio Pomponi dice: Forza Roma, rip Pippotto de Oro. Poi Giuliano e Franco Cerulli e Tania di Dettoso ci salutano con dei messaggi. Insomma, oggettiva, è veramente. Poi, tra l'altro, la coincidenza che è morto lo stesso giorno di George Best, e mi sembra anche di un altro, leggevo. Adesso non mi viene in mente, ma comunque, Fidel Castro, Fidel Castro, sì, quindi comunque legato a lui, e quindi veramente, diciamo, il destino ci fa brutti scherzi, brutti scherzi. Comunque, poi era del 1960, cioè quindi in realtà giovanissimo, cioè pensare che Pelé abbia fatto il tweet per ricordarlo, Sì, fa strano. cioè, fa veramente strano. Però, come diceva bene Manuel, non Sì. sarebbe stato Maradona se avesse fatto una vita regolare, ecco, diciamo così. E purtroppo, diciamo, gli eccessi, in qualche modo si pagano, e lui li ha pagati, diciamo, in maniera forse troppo importante. Comunque, io onestamente, insomma, è una notizia che mi ha toccato parecchio. Andrea Festuccia dice: Se il principe giocasse oggi sarebbe un top player da 80-90 minuti, anche a milioni, Vero, anche di più. verissimo. Sì, beh, assolutamente. Ma ragazzi, il principe era tanta, tanta roba. Luca Di Cagno, questa è una domanda per te, Manuel. Dice: Quando crepa Chic, che cosa succederà? È Carnevale di Rio. non ci sa quando morirà Chic, sarà veramente Tragedia. una tragedia per il calcio mondiale. Perderemo sì, altro che Maradona. Allora, Tania Di Lettoso, Perciò è la è seconda volta direttore che di mandi un Pomentano. messaggio. Sì, è vero. Allora, la seconda volta che mandi un messaggio, però non c'è scritto nulla. Io ti saluto, però è la terza volta adesso, quindi non lo riesco a leggere io. Però no, in realtà è un messaggio vuoto. Comunque, bene, bene, bene. Siamo qua in attesa del principe. Io vi dico la verità, sono abbastanza emozionato. Ovviamente lo chiederemo anche a lui un ricordo di Diego Maradona. Loro hanno, ovviamente Giannini è più giovane, però diciamo, si sono incrociati sui campi di calcio. Io ricordo non tanto i Roma-Napoli, ma ovviamente mi viene in mente quel mondiale del 1990, quando diciamo, l'Argentina di Maradona ci buttò fuori amaramente. Io avevo 13 anni e vi dico che è stata una delle più grandi delusioni, perché all'epoca alla nazionale ci tenevo tanto, come tutti i ragazzi di quell'età. Poi il mondiale in Italia sembrava veramente un sogno, e effettivamente fu una bella mazzata. Tra l'altro, giocammo la semifinale, la giocammo proprio a Napoli, quindi capitò che l'Italia giocò tutte le partite a Roma. L'unica partita che giocò a Napoli fu la semifinale, Napoli contro Maradona, e lo stadio tifava per l'Argentina. Questo va detto. Io all'epoca ovviamente non capivo perché, mi sembrava assurdo. Poi adesso che in età matura poi ti confronti con i napoletani, ti confronti con loro, ti spiegano cos'è Maradona e cos'è l'Italia per loro. Allora capisci che può essere così. Comunque eccolo qua. Eccolo qua. Buonasera, capitano. Buonasera, ciao, saluto a voi. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, dai.
abbastanza. Bene. Tiriamo avanti. Bene, guarda, ti vediamo in perfetta forma, quindi assolutamente. Allora, guarda, stavamo ovviamente, inizio io con le domande. Innanzitutto ti ringrazio a nome anche della redazione di febbrearoma.it, a nome di tutti, perché veramente è un grandissimo onore averti qua con noi. Stavamo parlando ovviamente della notizia, la notizia che è arrivata un'ora fa, e ovviamente tu hai avuto modo di incrociare Diego sul campo, immagino anche fuori dal campo, quindi diciamo la prima domanda che ti voglio fare è proprio questa, un ricordo di Maradona, un tuo pensiero su di lui. Ma sei napoletano te? Allora, io sono della provincia di Frosinone, quindi tu romano noti un certo accento napoletano, quindi assolutamente sì. In particolare dico, vabbè, comunque sì, la notizia che è arrivata è una notizia bruttissima, una notizia maledetta, abbiamo perso uno dei più grandi, degli ultimi, insomma, di questi ultimi 50 anni, stiamo parlando di un calciatore che... di un fenomeno, l'immenso, io lo chiamavo l'immenso perché poi per tutto quello che ci ha fatto vedere veramente nessun altro lo ha fatto e quindi insomma, dispiace una notizia che non volevamo sentire che dire c'è amarezza e adesso poi stiamo in qualche modo in questi giorni vedremo chi non lo conosceva o chi non l'ha avuto la fortuna di conoscerlo sul campo, insomma, sicuramente ci faranno vedere delle cose sì. Stratosferiche, perché veramente faceva cose incredibili. Il ricordo di Maradona, il mio ricordo su Maradona è semplice, però vi fa capire quello che era all'epoca. Noi arrivammo al San Paolo e una volta si faceva il riscaldamento sotto diciamo al sottopassaggio sì. non in campo, adesso negli ultimi questi ultimi 15 anni si fa il riscaldamento, si fa in campo, tutte e due le squadre fanno in campo. Prima si usava riscaldarsi o nel corridoio degli spogliatoi o addirittura, ecco, per esempio a San Paolo c'era un grandissimo garage sottopasso. E quindi facevamo tutte e due le squadre, facevamo il riscaldamento lì. E l'immagine di Maradona che quando vedevi 70, 80, 100 persone, diciamo così, in un angolo di questo grandissimo antinato, era perché c'era lui che stava palleggiando con il muro, perché lui palleggiava con il muro. E gli altri compagni si scaldavano, correvano, facevano stretching, allungamenti, eccetera. Lui era in un angolo da solo con 100 persone, 200 persone vicino a guardare e palleggiare, era uno spettacolo, ecco, quindi e tutti noi quando facevamo riscaldamento l'occhio insomma cadeva sempre da quella parte perché vedevi cose incredibili quindi questo faceva, vi può far capire cos'era Maradona all'epoca sia per gli avversari ma soprattutto anche per i napoletani, per la gente che lo vedeva tutte le domeniche. Bene, 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 sì, vabbè, l'immensità, diciamo, tu ovviamente l'hai vissuta anche proprio sul campo, hai avuto modo di vederlo. Poi, credo che però non mi va, cioè, una volta volevo fargli male, all'Olimpico volevo fargli male, io ero dietro di lui, lui era avanti a me col pallone e io, sai, quando stai a un metro così, dico adesso gli faccio un'entrata a forbice così sì. Insomma, lo fermo. Eravamo a tre quarti campo. E insomma, lui che ha fatto? Lui si è accorto, mi ha sentito perché non mi ha visto, lui era avanti a me, mi ha sentito sì. Che ero dietro, che gli correvo dietro e non l'ho preso io facendo la forbice, non l'ho preso, mi sono fatto male io, insomma, mi sono dato un calcio da solo. Questo che anche qui aveva dei sensori incredibili, aveva questa nel correre col pallone che era tutto uno, lui correva insomma il suo corpo correva insieme al pallone, aveva questa
questa grande capacità, e quindi per tutti era impossibile fermarlo. Mamma mia, mamma mia. Si percepisce proprio dalle tue parole tutta la sua grandezza, guarda, guarda. Bene, bene, allora io adesso passo la parola agli altri, ovviamente. Allora, il capitano ci ha detto, insomma, di non abusare troppo del suo tempo, quindi andiamo veloci con le domande. Allora, vai Omar. Abbiamo tempo, dai. Ciao Giuseppe. Allora, tu sei stato e sei un idolo di tutti i romanisti. Diciamo, poi sei stato anche l'idolo di Totti, che a sua volta lo è diventato per tutti gli altri, ma il tuo qual era quando sognavi di diventare un giocatore della Roma e fare quello che poi hai fatto? Allora, io ho iniziato da bambino, ero un'ala sinistra, quindi all'epoca seguivo molto Gigi Riva. Per me il mio idolo era Gigi Riva all'epoca. Perché? Perché aveva la maglia numero 11, perché insomma, tantissimi anni fa, quando ero giovane io, insomma, questa grande figura era Gigi Riva, un po' per tutti i bambini, per tutti i ragazzi. E quindi sono cresciuto con quella strada, insomma, di seguirlo un pochino. Poi dopo è chiaro che giocando e iniziando a calcare i campi, diciamo, del Lazio, dei dilettanti, dei ragazzi, insomma, mi hanno cominciato a spostare dalla sinistra, sono cominciato a diciamo così, a indietreggiare fino, insomma, ad arrivare a metà campo, e da lì poi, nel momento in cui ho messo il piede, il giorno che ho messo il piede a Trigoria per una prova, insomma, da lì è nata questa grande, diciamo così, ammirazione, per Falcao. Perché in pratica siamo arrivati allo stesso anno, chiaramente io arrivavo per i ragazzi, per la primavera, lui per la prima squadra, però poi dopo io ho avuto la grande fortuna di iniziare subito con la prima squadra, cioè sono stato preso e portato subito in ritiro con la prima squadra, quindi ho vissuto, insomma, Falcao dall'inizio e insomma l'osservavo, cercavo di, insomma, di vedere come si allenava, con quale intensità, quello che faceva, eccetera, eccetera. Quindi così è partita questa cosa, questa ammirazione per lui. Credo che sia stata reciproca, perché poi dopo anche lui aveva, secondo me, un debole per me, perché lo manifestava sempre. Quando magari a tavola lui arrivava magari un attimo prima di me, mi faceva sempre lo sguardo perché voleva che andassi vicino a lui, insomma, quindi c'era questo stima reciproca, ecco, questa, e io la percepivo e mi faceva piacere, chiaramente per me era veramente toccare il cielo con un dito, e poi mi consigliava in allenamento, mi dava tantissimi consigli. Beh, effettivamente, diciamo, qualcosa da lui hai imparato, che poi, insomma, hai dimostrato di aver appreso. Assolutamente, assolutamente. Ho seguito un po' il suo modo di porsi anche, soprattutto, con i compagni, insomma, il suo comportamento fuori dal campo. Oltre poi, chiaramente, l'istinto era poi di vederlo anche in campo, perché E affianco certo. a. Quindi molti esercizi l'ho fatti con lui. Lui mi chiamava, insomma, a fine allenamento ci fermavamo e lui pure si fermava a tirare, a calciare. Quindi era stato sempre. Diciamo così, mi è stato sempre vicino, ecco. Quello che poi io ho fatto, tra virgolette, con Francesco. Sì, in effetti sì, è bella questa cosa proprio di tramandarsi, diciamo, da capitano a capitano, diciamo. Manuel, che domanda hai per il capitano? Sì, ecco, ti Sì, mando, ci sì. senti? No, ogni tanto si sente un rumore. Intanto, ciao capitano, è un onore. Ciao, buonasera. E eccomi. Ah no, no, non sono io. Buonasera. Io volevo chiederti una cosa. C'è una foto che mi ha sempre affascinato tantissimo. È quella del tuo esordio in Austria con lo Sturm Graz, con la sciarpa della Roma al collo. Cosa significava quella sciarpa per te? E soprattutto come l'hai spiegata agli austriaci?
No, beh, a spiegarlo non è servito perché guarda caso, pensa poi le coincidenze, a volte uno si ferma un attimo a riflettere, dice, però guarda te che cos'era accaduta all'epoca. Io vado via da Roma e non vado al Marsiglia perché mi vado a Marsiglia, non vado al Siviglia e vado però allo Sturm Graz perché era una. Diciamo, sono andato lì a osservare Graz come cittadina, ero stato invitato, sono stato 2 giorni, a me mia moglie è piaciuta, insomma, tranquilla, poi io non è che cercassi, insomma, una piazza particolarmente calda all'epoca e comunque in Austria è una delle più calde e quindi vado, firmo per lo Sturm Graz che l'anno prima aveva vinto la Supercoppa. E quindi doveva fare diciamo durante l'estate, durante il precampionato, doveva fare una partita per la Supercoppa d'Austria. E guarda caso veniva fatta a Kaffenberg, dove la Roma in quell'anno andava. Vedi, Quindi, cosa abbiamo trovato? Nel momento in cui noi arriviamo a Kaffenberg per fare questa partita, e diciamo questa finale che poi abbiamo vinto, la Roma, la squadra, perché poi la squadra alloggiava all'albergo dietro alla porta, c'era dietro la porta nello stadio c'era l'albergo, quindi ecco per come è andata questa cosa con la sciarpa della Roma, eccetera, eccetera. Ma da lì loro, i tifosi austriaci, già avevano capito cos'era il tifo della Roma, cos'era per me la Roma e cos'ero io per la Roma, perché insomma, avevo questo grande rapporto con i tifosi. bene, 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 visto, abbiamo svelato il mistero della sciarpa. Sì, Sì. Giubbo, una domanda per te. buonasera Giuseppe. Buonasera. Allora, io ti volevo chiedere, negli ultimi anni della carriera andasti a Napoli, voluto da Carletto Mazzone, e segnasti il gol del 3-0 contro la Lazio. Volevo sapere cosa hai provato nel segnare quella rete e se con Carletto parlavate mai della Roma. Anche stando in un'altra squadra, in un'altra società. No, non parlavamo della Roma perché insomma io sono arrivato a Napoli che ha già campionato iniziato, insomma io ero in Austria, poi sono andato a rompere il contratto in Austria proprio per andare a dare una mano a Carletto, mi dicevo, oh, ma da una mano ci perdi perché qua, perché là, perché noi io che faccio? Vado dal presidente e gli dico, guarda, ho problemi familiari. Gli ho messo una scusa, insomma, se no non mi lasciava andare via. Gli ho detto, guarda, io devo andare via, devo tornare a Roma perché ho dei problemi familiari e devo per forza rientrare. Quindi il presidente, a malincuore, diciamo così, mi ha accontentato, abbiamo rescisso il contratto e sono andato a Napoli. E arrivo a Napoli, non era una situazione buona, bella, perché Napoli andava proprio in recessione. Mancavano 8, mi sembra, 10, no, 15, 14 partite mi sembra che mancassero, o giù di lì. E tra queste c'era anche la partita di Coppa, il ritorno di Coppa con la Lazio. E noi, il particolare di questa partita è limpido. Noi iniziamo la partita, non c'era nessuno al San Paolo, zero persone. Sai, quando entri al San Paolo dici, porca miseria, un ritorno di Coppa Italia, o dentro o fuori. Sì, avevamo all'andata, non mi ricordo quanto era finita, il Napoli aveva perso di molto. Però che succede? Entriamo al San Paolo, poche persone, saranno state 1.000 persone. 1.000 persone. Sul 3-0, non ti dico esagerazione, saranno state 25.000 persone, cioè, erano entrate tutti, erano entrati e come ci giravamo c'erano gente, c'erano. Questo per dire l'importanza poi dopo che la partita stava prendendo, poi dopo non siamo riusciti a passare il turno, però per me è chiaro, il mio piccolo è stata una grande soddisfazione, insomma. Beh, sì, tra l'altro tu hai fatto gol nel derby, io mi ricordo benissimo, diciamo, quel bellissimo gol pareggiando, diciamo, una partita che sembrava stregata. Due al derby, un rigore sbagliato e Un poi rigore. col Napoli, con la maglia del Napoli alla Lazio. Sì, Quindi poi esatto. dopo Mazzone è andato via da Napoli, io dopo 2 giorni sono andato da Ferlaino e ho detto, guarda, io sono venuto per Per Carletto. Mazzò.
arrivato perché Carletto è andato via e anche lì ho strappato il contratto e sono tornato a casa. Non avevo squadra, non avevo niente, mi sono messo a allenarmi un po' così da solo e dopo 15-20 giorni mi chiamò Prandelli a Lecce perché anche lì non stavano andando bene e sono andato a Lecce, sono stato un anno e mezzo a Lecce. Ecco, questa è un po' il succo, le motivazioni per cui io sono andato a Napoli, per cui sono andato via, Certo. sempre e comunque obbligato, perché non dimentichiamoci, io sono stato mandato via dalla Roma, ecco, questa è un po'. Ah, sì, questo ce lo ricordiamo purtroppo tutti bene, soprattutto me lo ricordo, quelli della mia generazione se lo ricordano purtroppo mo molto bene, diciamo, no, non ci rimanemmo molto male, molto bene noi tifosi, te lo assicuro, diciamo. Anch'io, insomma, volevo in qualche modo, diciamo, riuscire a fare a quello che aveva Viola, sempre desiderato, perché Dino Viola mi disse: se tu rimarrai alla Roma, nel momento in cui non mi mandò a Torino, con la Juve, il Sì. giorno dopo mi disse: no, te rimarrai qua e sarai qua a vita. Finirai la carriera qui. Ecco, questo era un po' il desiderio della famiglia Viola, perché e forse non lo so, vorrei essere un po' stasera leggermente un po' maligno. Probabilmente questa dichiarazione qualcuno se l'è ricordata e se l'è segnata un po', nel momento in cui poi dopo magari è subentrato, sono stato il primo a essere fatto fuori, ecco, forse se no non ho un motivo per cui Sensi mi doveva mandare via. Probabilmente quelle dichiarazioni, sai, che Viola disse: no, tu sei insomma un punto di riferimento, rimarrai per sempre a Roma. Forse hanno dato fastidio, non lo so. Ecco, col senno del poi, questa un po' è la mia spiegazione, se no non ce n'è. Ecco, quindi. Sì, veramente, non aveva proprio senso, guarda, quello che è successo, guarda, noi tifosi ancora oggi non ce lo spieghiamo, quindi assolutamente sì. Ogni tanto, ecco, quando magari ho la possibilità di scambiare qualche parola con i tifosi, con insomma la gente che viveva quel momento, neanch'io so darmi un motivo ben preciso. Allora, faccio delle supposizioni, faccio delle ipotesi, dico: ma probabilmente, non lo so, gli stavo sul cavolo, o magari perché scrivevano che io facevo questo, facevo quello, che facevo le formazioni, eccetera, quando non era assolutamente. Tutte cose che poi sono ricapitate a Francesco, guarda, uguali, identici. Tant'è vero che quelle poche volte che ci incontriamo ce le ricordiamo, e io lo ricordo sempre, insomma, che comunque la sua carriera, alla fine è un po', per certi versi, abbiamo subito le stesse cose. Poi dopo lui è stato molto più bravo perché ha vinto, perché ha avuto la possibilità di vincere uno scudetto nella Roma, vincere un mondiale con la nazionale. Io non ho vinto il mondiale, sono arrivato terzo e non ho vinto lo scudetto e siamo arrivati secondi dopo la Juve nella fatidica Roma-Lecce. Insomma, questo è un po' il succo. Sì, vero, vero. Allora, guarda, ti voglio leggere un po' di domande che ci fanno gli ascoltatori. Allora, Vera Monti ti chiede, a tal proposito, diciamo, vorrei chiedere al capitano se possiamo sperare di rivederlo a Trigoria con qualche importante incarico dirigenziale. Lo speriamo, Dico sì. sempre difficile, però poi dopo, quando vado a dormire, no, e chiudo gli occhi e mi metto un po' a pensare, dico: però che ne sai, magari un giorno qualcuno mi chiama e mi dice: oh, vieni un attimo, vabbè, vieni un attimo e spero sempre, no? La speranza c'è sempre, anche se è molto, ma molto difficile, anche perché mo comincio ad avere 56 anni, ecco, quindi. Beh, certo, effettivamente sì. Però sai che c'è area nuova, quindi magari Mai dire mai. mai dire mai, Abbiamo mai dire mai. questo detto, mai dire mai. Esatto, assolutamente. A noi farebbe, noi tifosi, per noi tifosi sarebbe veramente una cosa meravigliosa. Poi ti chiedono se c'è un giocatore nella Roma, nel nostro campionato, che gli ricorda la sua inarrivabile eleganza e visione di gioco. Questa. Questa. Non lo so, no? No, io sai che c'è, che io sono uno poi che non mi metto a fare paragoni, o comunque a cercare
chi mi poteva assomigliare o chi mi sta assomigliando in questo. Cioè, io non. Certo. Quasi mai lo faccio, anzi, non l'ho fatto mai, non lo farò mai perché ogni momento ha un suo calcio, no? Adesso si gioca un calcio leggermente diverso da prima, e quando c'ero io si giocava diversamente magari da 10 anni prima, eccetera, eccetera. Giocatori importanti ce ne sono, bravi ce ne sono, Pellegrini mi viene in mente, è uno di questi. Io spero insomma che possa veramente fare una grandissima carriera Pellegrini, perché è romano, perché è andato via, è tornato e diciamo ha tutte le carte in regola per poter essere un punto di riferimento. È giovane, è bravo tecnicamente, è romanista, insomma dopo me, dopo Totti, dopo De Rossi, avere qualcun altro insomma che porta avanti questa tradizione sarebbe bellissimo. Certo, assolutamente. Davide Marsiglia ci dice, allora, innanzitutto ti saluta, dice, sei sempre nel mio cuore, e poi dice, hai ancora con te quella coroncina consegnata di prima di Roma Slavia Praga? Ce l'ho, la lascio, diciamo, ben in evidenza sul comodino, ce l'ho, lo ringrazio, sì. In effetti mi era stata consegnata a Trigoria, un rosario, e insomma ce l'ho, lo ringrazio perché poi mi segue anche su Instagram, quindi questo messaggio che mi ha mandato mi sembra proprio oggi, stavo dando un'occhiata e quindi lo ringrazio, sì. Un bel ricordo, un ricordo che custodisco insomma con affetto. Bene, bene, bene. Mentre Luca Di Cagno ti dice, ti ricordi la bandierina alzata con la maglietta dopo un gol in un 3-0 alla Lazio? Splendido. Vabbè, sì, quella... Stasera me lo ricordo, La maglietta. ricordando un po' di rimanere, insomma, non ho una memoria importante, però tanti, tanti episodi quando incontro gente per strada anche che mi dicono: oh, ti ricordi, ci siamo visti, ci siamo incontrati. Lì per lì, sai, uno dice sì, poi però e ti fermi, dici: ma quando è stato? Com'è stato? Cioè, il 3-0 me lo ricordo, mi ricordo che lo stadio era veramente una bolgia, però ecco, il particolare della bandierina non me la ricordo. Bene, io invece ti volevo fare una domanda. Certo, Per essere onesti, insomma. io invece ho un ricordo, Giuseppe Giannini, mi ricorderò sempre quel Foggia Roma, quel gol che hai fatto, veramente là, no? Ecco, noi avevamo veramente paura, noi tifosi eravamo veramente spaventati, tu ci hai veramente tirato fuori da un incubo, che ricordo? Un po' tutti eravamo spaventati. Cosa mi racconti di quella partita? Che ti racconto? Che siamo arrivati a quella partita stressati, nervosi, oltretutto mi sembra io ho sbagliato i rigori 2 domeniche prima, adesso non vorrei sbagliare, o la domenica prima. Sentite? Però in classifica non stavamo messi bene, dovevamo per forza fare il risultato perché sennò eravamo insomma quart'ultimi in classifica. Però guarda caso che da lì è ripartita, erano rimaste 7, 8, 6 partite, 4 partite, 4 e momenti abbiamo sfiorato di entrare questa è stata poi, sai, il gol. Ho fatto quello che d'istinto in quel momento mi era passato per la mente, cioè calciare coordinandomi, e sono stato bravo forse lì a non scoordinarmi, anche se ero messo male col corpo, eccetera. Avevo un passo lungo sul pallone, però sono riuscito a colpirlo bene e insomma, la poi dopo è entrata. Quindi grande emozione, grande gioia, sotto il settore dei tifosi della Roma. Lì ho riconosciuto diversi miei amici di curva, insomma, perché poi erano tutti arrampicati sulla ringhiera, quindi è stata veramente immensa.
Bene, bene, facciamo un ultimo giro così poi liberiamo il capitano. Omar, a te. L'ho cambiata in corsa, mi scuserete. Visto che tra 2 giorni sono passati, se la matematica non mi fa sbagliare, 26 anni da appunto da quel 3-0 alla Lazio, a cui sono molto legato, ricordo diretta Rai 3, avevo 7 anni e mi ricordo come se fosse oggi. Volevo sapere come eravate arrivati a quella partita, visto che praticamente ci davano tutti per spacciati e niente, volevo sapere come avete vissuto il pre-partita e poi il post magari anche. Eh beh, questo è un altro di quei ricordi indelebili, cioè riuscire a trascorrere una settimana dove tutti i giornali, dal lunedì al sabato sera, diciamo al sabato all'ultima uscita della settimana, no, prima della partita, addirittura no, anche la domenica, eccetera, riuscire a passare la settimana dove tutti ci davano per spacciati, anche nelle pagelle tra giocatori. Veramente siamo stati bravi sotto questo punto di vista qui. Ma secondo me chi è stato bravissimo è stato l'allenatore Mazzone, perché poi trovò lo spunto la domenica mattina all'Olimpico, quando eravamo tutti seduti, insomma, un'ora prima della partita, un'ora e mezza prima della partita. Si è girato di spalle a tutti noi e ha attaccato sul vetro dello spogliatoio dell'Olimpico, perché all'epoca c'era un vetro grandissimo, lunghissimo, eccetera. Attaccò la pagina del Corriere dello Sport. Chi è che sta segando? Qualcuno che gli arriva un messaggio. E niente, invece di attaccare il quadro, Mazzone attaccò la pagina del Corriere dello Sport, dove c'erano le pagelle dei singoli giocatori, sia noi che quelli della Lazio, e eravamo perdenti. E come poi era suo solito fare, Arighea, famogli vedere il cazzo Zemo. Queste furono le parole di Mazzone in quella circostanza, e da lì qualche risata, però. Ci furono risate, ma comunque c'era tensione, si leggeva tra noi, tra gli sguardi, insomma, che c'era questa voglia di capovolgere tutto quello che era stato scritto. E così fu, insomma, riuscimmo a vincere. Insomma, fu una gioia immensa poi vedere lo stesso Mazzone esultare sotto la sude con tutti i tifosi. Insomma, immagini bellissime, immagini che solo la Roma, solo la gente romanista ti può dare, perché veramente, insomma, io non ho giocato derby, altri derby, a parte in Austria, ma non era un derby, eccetera. Però chi sento sento, chi ho sentito, chi ho i racconti, eccetera, quando poi vinci un derby a Roma, comunque, soprattutto poi all'epoca, era ancora più forte l'emozione e la gioia di ora. Insomma, ora ormai negli ultimi anni la Roma per fortuna ci ha abituato a quasi sempre ad averla, a farla sua, no, questa partita. Però quando giocavo io si vinceva pochissime volte, e quelle poche volte, insomma, ci siamo divertiti poi con gli stessi tifosi e i risultati. Bene, bene, Giubbo, vai, vai tu. Sì, io più che altro una curiosità volevo chiedere, se c'è un calciatore con il quale hai giocato che ha raccolto meno di quanto meritasse, insomma, dato che hai avuto tantissimi compagni, non solo della Roma, dico in generale, se c'è un calciatore che ricordi e che dici certo che questo avrebbe avuto una carriera se... Non lo so perché, allora, devo dirti che quando io facevo un po' la primavera, eccetera, tanti tanti giocatori ho avuto al mio fianco, che poi dopo però non hanno fatto la mia carriera, hanno fatto meno. Lo stesso, ecco, per esempio, mi viene in mente adesso Dell'Anno. Dell'Anno è uno che, secondo me, quando ci incontravamo anche quelle poche volte nei derby in primavera, poteva, insomma, per le qualità che aveva in quel momento, poteva, insomma, fare qualcosina in più. Adesso io non è un, come dire, non do una colpa al ragazzo,
diciamo così, voi mi avete fatto questa domanda e ecco, dell'anno era uno di questi. Eritreo era un altro che giocava con me, era uno che poteva far bene. Ludovici era un altro che giocava con me all'Almas e poi è andato a Genova, però non è esploso. Stesso Macina che giocava con Mancini a Bologna. Mancio ha fatto grandi cose, Macina poi dopo è arrivato in Serie A, sì, però si è poi perso. Ce ne sono tantissimi. Però purtroppo, dopo, oltre al fatto di essere bravi con la palla tra i piedi, devi anche essere molto lucido, freddo, attento e umile per poter ottimi livelli. Bene, bene. Manuel, una domanda per te. Io volevo sapere che era successo nelle vostre teste, capitava quel giorno dell'86 contro Lecce? Che è scattato quel giorno? Allora, quella partita un po' tutti i tifosi e non solo ce la ricordano, me la ricordano un po' tutti, no? Anche quando magari delle volte andiamo a mangiare noi ex giocatori 4-5 insieme, alla fine si arriva sempre a Parla di me. fatidica Roma-Lecce, perché rammarica tanto, perché avevamo fatto una rincorsa immensa, perché ci meritavamo, secondo me, perlomeno lo spareggio. Però ci fu una mia spiegazione a quella partita, a quella domenica, parte dalla domenica prima. La domenica prima noi eravamo a Pisa, perdevamo 1-0, poi abbiamo vinto 3-1, mi sembra. Però faticammo, cioè si era vista una Roma leggermente diversa dalle altre volte, perché fuori casa eravamo veramente una macchina da guerra. Ogni qualvolta ripartivamo facevamo sempre male, perché era un po' il gioco di Eriksson, no? La velocità, il fatto di aspettare e ripartire compatti. E quella partita invece abbiamo fatto fatica. E, col senno del poi, posso dirti che probabilmente a livello fisico eravamo arrivati. E oltretutto in quella settimana c'è stato anche, sai, il fatto che quando giravi per Roma ogni balcone c'aveva una bandiera, ogni finestra c'aveva una bandiera. Andavi al bar o per strada, andavi a comprare il giornale o il pane, eccetera. Ormai eravamo sicuri tutti che o ci giocavamo lo spareggio o addirittura potevamo passare via all'ultima giornata, perché loro andavano, mi sembra, a giocare fuori casa a Catanzaro, ma non mi ricordo. E noi invece a Como. Ascolta. E niente. Probabilmente eravamo cotti, però tanto non ci sente nessuno. Secondo me potevamo anche essere leggermente più cattivi prima di entrare in campo, nel senso sotto al sottopassaggio, perché arrivava una squadra che era già retrocessa, non potevano romperci i coglioni, dovevamo essere noi subito a dirgli: oh, state buoni perché oggi non ce n'è, insomma, ma con le parole. Poi dopo anche in campo. Invece eravamo talmente, come dire, imbambolati dall'ambiente, dalle bandiere, da tutto quanto, che eravamo sicuri che comunque, e tanto è vero che andammo, mi sembra, in vantaggio con Sì, Ciccio. Dopo grazie. crollati a livello fisico, e anche sul 2-1 c'è stata questa grande reazione, e questo mi ha fatto dedurre che a livello psicofisico avevamo dato tutto. Beh, sì, per fortuna poi nel 2001 la Roma non ha ripetuto lo stesso errore quando è arrivato il Parma. È stata contro la Sampdoria, se ti ricordi quando è stato Bravo, bravo, nel 2010. l'ultimo che era l'ultima partita No, con la era la, era la, sì, no, terz'ultima se non ricordo male. vinci puoi vincere lo scudetto, se ti ricordi invece Sì, hai perso la Sampdoria. Cioè, ci sono quei momenti dove un po' il braccetto, un po' la tensione, un po' la paura, un po' anche la stanchezza, perché io parlo per l'anno di Roma-Lecce. Noi il girone di ritorno fu un girone, eravamo 9 pazzesco. punti dietro, insomma, alla Juve, e recuperare 7 punti, 8 punti è stato veramente, insomma, una grande Sì, galoppata. nel campionato dove la vittoria contava 2 punti, cioè non è che non 3, quindi insomma era. Logorante è un peccato perché
perché poi dopo è peccato per me, per i tifosi, per tutti, perché vincere uno scudetto a Roma veramente sarebbe stata, soprattutto in quel momento, per me sarebbe stata l'apoteosi, insomma, sarebbe stata qualcosa di Sì, impensabile. sì, sì, sì. Vero, vero. Vabbè, l'hai detto prima. Tu hai sfiorato un mondiale In che quel modo meritavi pure. di stravincere. A livello giovanile, ecco un'altra cosa che mi fa rodere un po'. Io a livello giovanile ho vinto tutto. Io ho vinto tutto, Viareggio, Coppa Italia, campionato primavera, ho vinto tutto. E tra le altre cose in finale ho pure fatto gol, sia contro il Milan nella finale primavera, sia a Viareggio. Insomma, ho vinto di tutto. Arrivo a giocare nei professionisti, ho sempre, diciamo, a parte le tre Coppe Italia, Supercoppa in Sì. Austria e il campionato a Lecce, poi insomma, con la Roma non ho centrato l'obiettivo che invece volevo a tutti i costi. Ecco, questa è un po' la cosa. Sì, veramente un peccato, però sappi che insomma il popolo giallorosso ti ama lo stesso, ecco, ma penso che tu te ne accorga, diciamo, in qualsiasi momento, diciamo, tu abbia a che fare con un tifoso No. della Roma, quindi. Ho testate d'affetto da parte di tutti quando ecco, magari sei per strada, sei in giro, quelle per poche persone che mi riconoscono, perché adesso inizio un po' la mascherina ormai, un po' Beh. i capelli che non ce l'ho più, allora all'inizio stentano un po', poi quando mi sentono parlare, allora dico, ferma, ti guardano, ma sei il principe, un po' la reazione di tutti. Comunque, bene, allora io leggo, vabbè, ci sono tantissime persone ovviamente che ti salutano, ti dicono mio immenso capitano, eccetera, poi magari le Sì, poi nomino. non le vedo qui i messaggi e me li salutate, me li mandate insomma un saluto. Assolutamente, assolutamente sì, Perché? assolutamente. E, guarda, avevamo detto un quarto d'ora, abbiamo abusato veramente della tua. Sforato ora. Sì, abbastanza, abbastanza, ma ecco, per noi, diciamo, sembrano passati 5 minuti, visto il piacere, diciamo, immenso. Film di Francesco, dobbiamo dirle, no? Anche per correttezza, per tutti, è stato, per me è stata una Sì. sorpresa, non lo sapevo, e quando poi io non l'ho visto subito, io l'ho visto dopo che tanti tifosi mi avevano mandato messaggi, mi avevano sollecitato, mi avevano detto guarda che sul film è così, colà, c'è un paragrafo che è dedicato a te, è bellissimo, di sotto, di sopra, eccetera, eccetera. E però sai, ero sempre un po' titubante, poi poche sere fa, quando Sky lo ha dato insieme alla famiglia, si è messi lì a guardarlo e sono rimasto scioccato perché mi fa piacere, perché è un attestato di stima, d'affetto di Francesco nei miei confronti. Ha fatto vedere poi immagini che io le ricordo, però non, cioè, le ricordo in mente, però non mi rivedevo all'epoca che sono andato alla sua festa di 18 anni. E mi ricordavo che era andato, però non mi ricordavo come ero vestito, ecco, tanto per Certo. fare. E quindi quando poi ho rivisto l'immagine, cosa è stato un tocco, veramente un tocco al cuore. Insomma, sono tornato indietro di 30 anni, di 40 anni. È stato bello, tanto è vero, dopo con Francesco siamo messaggiati, l'ho ringraziato perché è emozionante, è stato, ed è secondo me è venuto poi. A parte il mio paragrafo, però è stato veramente un bellissimo docufilm. Come è chiamato? Docufilm? Sì, docufilm, docufilm. Cioè, bellissimo, veramente. Ha espresso un po' tutto quello che la gente, i tifosi, la Roma e la città provano per questo grande personaggio. Sì, vero, vero. Che diciamo tu puoi però in un certo senso rivendicare di aver cresciuto, coccolato e fatto diventare tale. Dai, un po' di merito tuo c'è, cioè, dai, lo possiamo dire. Non lo dico a parole, non lo esterno io, però è chiaro che sono orgoglioso, no? Quando Francesco evidenzia il fatto che io ero il suo idolo e che tutto quello che ha detto è vero, insomma, che voleva stare in camera con me e che io l'ho fatto venire in camera con me perché, insomma, io all'epoca dormivo da solo, perché mi addormentavo tardi, eccetera, eccetera. È tutto vero e ha detto la pura verità ed è chiaro
che sono orgoglioso, sono felice e lo abbraccio perché è un fratello. Mamma mia, parole veramente, guarda, per noi romanisti sentirti parlare così, ecco, ci immaginiamo un abbraccio magari da te Francesco, Daniele, ci mettiamo anche Daniele De Rossi, ecco, ci riempie il cuore. Un mezzo pure noi. Esatto, esatto, ci stiamo. È vero, è vero, vale veramente... Un'immagine con Bruno Conti, Totti, io e De Rossi, non sarebbe... Mamma mia, sì, sì, no. Un bel quartetto. Uno spettacolo, guarda, da brividi scrivono anche dai commenti. È un bel quartetto, non tanto romanista, ma è un bel quartetto. Sì, sì, sì. Assolutamente, 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 guarda, Ragazzi, mai dire mai, se sa mai, che ne sai, magari ci incontriamo per strada tutti e quattro, facciamo un selfie e lo mandiamo in giro per il mondo. Mamma mia, sarebbe un'immagine stupenda, ma sai che sembra che la nuova proprietà a queste cose ci tenga. Speriamo, cioè, nel senso, stanno dimostrando, diciamo, di essere attenti a determinate cose, quindi veramente mai dire mai. Ti chiedo allora un ultimo giudizio, che ne pensi così a pelle di questa nuova proprietà? Mi piacciono per il semplice fatto che non ostentano nulla, sono umili, sono attenti, sono silenziosi e quando delle persone parlano poco è perché vogliono fare i fatti. Questa è una regola che io ho nella mia vita privata, insomma, chi parla poco si dice, non voglio essere volgare, lungi da me, voglio solo dire per far capire meglio ai romani, eccetera, a tutti noi. Chi parla poco ficca bene, nel senso si muove bene, e questo a me piace, il fatto che non ostentano nulla, non fanno vedere, non dicono, non proclamano chissà cosa, anzi vivono nell'ombra e a me piacciono per questo motivo. Poi uno può anche sbagliare, però comunque c'è, insomma, c'è questa consapevolezza, questa voglia di far bene. Bene, bene, sì, è proprio l'impressione che sto vedendo veramente in tutti i tifosi. Magari qualche operatore del settore non è d'accordo perché vorrebbe che parlassero di più e esternassero. Ognuno poi dopo è chiaro che tira l'acqua al proprio mulino, però No. insomma, a noi piacciono questi tipi, queste persone qui, insomma, che non, anche perché abbiamo avuto esperienze totalmente diverse, no? Diventeremo, faremo, eccetera, eccetera, e poi abbiamo sofferto, quindi è meglio così. Bene, bene, bene. Allora, guarda, io ti ringrazio veramente immensamente a nome della redazione, a nome di tutti. Diciamo che io, Io a voi, veramente. comunque, evidenziate sempre i colori giallorossi, i personaggi, i campioni, i ragazzi che hanno indossato quella maglia perché vedo immagini, cose, eccetera. E quindi continuate così e continuate diciamo così, a vivere questo amore perché la Roma è quello, cioè la Roma lo dice la stessa parola, è amore, è amore, è il fatto di vivere la città, di vivere questi colori, di vivere questa squadra. Grazie, grazie veramente, capitano. Io ti saluto, ti faccio salutare da tutti gli altri. Saluto così, ciao grandi. Ah, bellissimo. Bellissima, bellissima. Un'immagine spettacolare. Grazie, grazie veramente della tua disponibilità e delle belle parole veramente. Tanto, tanto romaniste, tanto, proprio trasuda il romanismo, mamma mia. Grazie, grazie veramente. Avvelenato sono per quei colori, sono avvelenato. Guarda, si percepisce, lo hai proprio trasmesso in tutto e per tutto. Piacere. Ma anche dall'emozione col quale comunque sia, hai raccontato determinate cose, determinate immagini, quindi hai trasmesso il 100% del romanismo, come comunque era scontatissimo da un personaggio come te.
Quindi grazie mille. Di nuovo, grazie a voi. Un abbraccio. Grazie, grazie, grazie. Un Quanto abbraccio a serve? te. Grazie. Manu, era riandato. Mamma mia, tanta roba, tanta Sì, roba veramente, veramente. veramente bello. Spero veramente che questa proprietà su certi personaggi, dato che puntano molto su questo, ci facciano un pensierino, anzi, un bel pensiero, perché comunque gente come Giuseppe che ama la Roma, ti ha detto delle cose favolose. Gente così la Ha Roma detto una ce l'ha bisogno. frase da pelle d'oca. Quale? Ha detto, è passata un po' sotto traccia, però a me, te lo giuro, mi ha lasciato tutta l'ora col sorriso da stupido in faccia. Ha detto, quando tu gli hai chiesto se a lui sarebbe piaciuto tornare alla Roma, lui comunque è un professionista, no? Avrebbe potuto tranquillamente Sì. dire, vedremo, non lo so, se mi chiamano, se no altri impegni lavorativi. Lui ha detto, io quando mi metto a dormire la notte lo sogno, a volte che Bravo. mi richiamano, Guardate che sembra una cosa scontata, ma non lo è per niente. Vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, ma si percepiva proprio nei suoi, cioè, mentre parlava, cioè, ma lui, avevamo detto un quarto d'ora, lui è È stato stato quasi un'ora un'ora. con noi, cioè, una cosa, mamma mia, eh. È anche vero che poi quando inizi a parlare di queste cose della Roma, del passato, comunque pensare a quello che è stato Giannini per la Roma, viene proprio spontaneo raccontare, parlare. Sì. No, Bello. no, è vero, è vero. Ah, diciamo che sì, adesso continuiamo la diretta, parliamo, ma diciamo che Finita diciamo? qua per noi. Finita qua. Prima scuola, quando mancavano 5 minuti a fine lezione, era finita, basta. Sì, esatto. Allora, mi dispiace che non vi ho letto tutti quelli che sono, ma veramente siete tantissimi. E comunque penso che Tantissimi. stia continuando a seguire, quindi sicuramente li leggerà Bene. in un secondo Sì. momento, non c'è problema. No, veramente. Vera Monti ci dice grazie alla redazione per questo regalo. Guarda, è un regalo anche per noi stessi. Esatto. Un primo per noi. Sì. Veramente, veramente. Diciamo che stasera andiamo a dormire col cuore che batte forte, sinceramente. Sinceramente, è così. Io volevo parlare di Roma-Parma, di Cluj-Roma, di Napoli-Roma, di tante cose stasera, ma diciamo che quello che abbiamo vissuto, diciamo, ci lascia un po' così. Diciamo che abbiamo. Maurizietto Manuelli dice la diretta più romanista di sempre. Effettivamente, effettivamente sì. Diciamo che quando c'è gente del calibro c'è gente del calibro del principe, possiamo soltanto alzare le mani, diciamo, e ascoltare, assolutamente. E io, attenzione, Giubbo prima ha detto una cosa diciamo, sulla proprietà. Io, voi lo sapete, sono uno poco sentimentale in tal senso, no? Ci siamo scontrati anche in redazione su queste cose, no? Il ruolo di De Rossi, di Totti, facciamoli tornare, eccetera. Ecco, io dopo che ho sentito Giannini dico facciamoli tornare tutti, ecco, cioè, assolutamente, divento irrazionale anch'io, diciamo, mi lascio trasportare veramente da questa ondata di romanismo, assolutamente. Assolutamente. Comunque, un pensiero, ricomponiamoci, facciamo qualche minuto, sì, qualche minuto di attualità. Parliamo non tanto della partita di domani, che insomma, sarà una partita abbastanza particolare, secondo me, perché andiamo in formazione rimaneggiata, Juan Jesus Cristante, difensori centrali, ecco. Ci potremmo Definitivamente penso.
Sì, esatto, ci potremmo fermare qui, ma io mi proietto su Napoli-Roma. Che sensazione avete, Omar? Io allora non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma ce l'avevo non buone, ma solo il semplice fatto che dopo tre sconfitte casalinghe, quando mai può riprendersi il Napoli? Quando mai può tornare a girare tutto con la Roma, come è sempre successo? Però vabbè, parlando diciamo più razionalmente, la Roma, le sensazioni sono buone. Sono buone e secondo me lo saranno ancora di più in caso di vittoria domani, perché può essere anche una gara un po' così, perché se tu vinci con una squadra che magari non è forte, però va a vincere con la situazione in cui stai, di emergenza più totale possibile, è un carico di autostima, è un carico di convinzione che poi dopo ti porti avanti, poi vincere aiuta a vincere, quindi andare a Napoli e se poi ci ricordiamo l'ultima sconfitta di Roma fu proprio con il Napoli, secondo me sconfitta immeritata, almeno nel senso. Immeritata, bravo, bravo, bravo. Quindi, secondo me ci andiamo. Io spero che ci vadano soprattutto loro, perché loro vanno in campo convinti di poter vincere, perché quello è il primo, forse l'unico passo per poi vincere sul serio, perché se tu arrivi là già battuto in partenza, poi ce l'ha detto pure Giannini col fatto del derby, che arrivavano spacciati, poi la molla è scattata. Noi per fortuna non arriviamo spacciati, arriviamo in condizioni di infortunati abbastanza pesanti, però. Speriamo che quella sia la molla per permetterci di sbancare Napoli, perché poi se sbanchi Napoli, diciamo che non dico. Si fa interessante. Diciamo, sono 3 punti, ecco, basta. Sì, si farebbe. Poi c'è il Sassuolo, se non Eh sì, sbaglio, no? Dopo il Napoli, bel periodo, insomma. quindi è un bel periodo veramente. Giubbo, che ne pensi di Napoli? Beh, la Roma è in fiducia. Ovviamente andare a giocare a Napoli non è mai facile. I calciatori napoletani giocheranno con il coltello in mezzo ai denti anche per ricordare Maradona, quindi avranno sicuramente una marcia in più e un motivo in più per fare bene. Però ecco, la Roma è in palla, la squadra c'è unita. Secondo me, una volta che prendi fiducia nei tuoi mezzi e la Roma sta dimostrando man mano di crederci sempre di più, non bisogna temere niente e nessuno. Quindi la Roma deve andare a Napoli, fa la sua partita e cerca assolutamente di portare un risultato positivo a casa. Manuel. È come sempre una partita complicatissima perché il Napoli comunque secondo me è la squadra più forte del campionato, come organico parlo, però viene comunque da 3 partite con 2 sconfitte, almeno in campionato, anche se con Milan e Sassuolo che sono 2 squadre in forma, però comunque sono 2 sconfitte in 3 partite e non è un ruolino da Napoli. La Roma dipende molto anche da come ci arriva, da che giocatori recupera, da quanti giocatori recupera, perché una cosa è arrivarci con Smalling, Mancini e magari sia Kumbulla che Ibanez, una cosa è arrivarci dovendo far giocare uno Fazio, Jesus magari o Cristante centrale. Quindi diciamo che dipende, la partita di Napoli secondo me dipende moltissimo da giovedì, sia per noi che per loro, perché loro con Riega devono vincere per forza, perché sono 3 squadre a 6 punti e 2 giocano contro, quindi il Napoli viene sorpassato sicuramente se non vince. E quindi comunque devo andare con i titolari. Bakayoko con la Roma sarà squalificato, quindi diciamo che qualche problemino ce l'hanno pure loro. La Roma, come diceva Giubba, è in fiducia, quindi speriamo bene. Se ti devo dire come me la sento. Io un pareggio me lo prendo, sincero. Me lo prendo un pareggio e poi provo ad andare a vincere col Sassuolo. Però ecco, la Roma è in forma, quindi non ce lo prendiamo. Ma poi dipende sempre da come viene il pareggio, no? Se magari perdi 2-0 alla mezz'ora del secondo tempo e fai 2-2, è un pareggio. O se invece fosse il contrario, sarebbe un pareggio amaro, cioè, quindi dipende sempre dall'andamento. Sì, dipende tanto da come ci arrivi, hai detto bene, con che giocatori ci arrivi, Dzeko stesso, no? Oggi Fonseca in conferenza, cioè in conferenza, nell'intervista pre-conferenza, che poi la conferenza non va fatta, ha parlato, ha detto Dzeko, sì, forse domani qualche minuto lo farà, in attesa di vedere se, cioè, quindi non va dato nemmeno certo per Napoli, cioè, quindi un conto è Dzeko e soprattutto Dzeko in forma, un conto è Majoral. Comunque sì, sarà sicuramente una partita bella complessa, anche perché il campionato
sembra non avere padroni in questo momento, o perlomeno sembra che abbia un padrone, che però non è tanto il Milan, ma Zlatan Ibrahimovic. Ma Ibrahimovic adesso sta un mesetto fermo, quindi vediamo che succede. Comunque sì, vediamo che cosa ci dicono. Allora, Giancarlo Carubini dice: noi siamo più forti del Napoli. Emiliano Pinori dice: avete detto una cosa importante, giocare per il ricordo di Maradona. Ultima partita con Milano hanno perso soprattutto perché hanno giocato da singoli e non da squadre. Speriamo che loro attaccanti vogliono tutti giocare per se stessi e per il ricordo e poco la squadra. Sì, io non me l'aspettavo, Napoli-Milan, la vittoria del Milan, devo essere sincero. Però il Milan di fatto, non facendo chissà cosa, ma alla fine l'ha legittimata. Nel senso che sull'1-0 secondo me è stata anche un po' Napoli... casuale qua vittoria. Sì, perché sull'1-0 si mangiano quel gol clamoroso, diciamo, sull'azione da calcio d'angolo da dentro l'area piccola che tirano alto, magari pareggiava, faceva quel gol, la partita sarebbe stata diversa. Però questi sono segnali, ma anche se Bakayoko banalmente non si faceva buttare fuori, secondo me la pareggiava la partita al Napoli. È vero, bravo, perché gli ha spezzato le gambe subito 2-1, dopo il gol sì. di Mertens. Bravo, 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 era un 2-1 e si è fatto realmente spezzare le gambe, diciamo così. Comunque, vedremo, vedremo, è ancora presto, siamo a novembre, oddio, novembre, oggi è 25 novembre, cioè quindi diciamo che siamo quasi a dicembre. Sicuramente alla fine di questo ciclo, potremmo dire qualcosa in più della Roma, questo è chiaro, però godiamocela per bene. Cioè, la Roma, io stavo vedendo i dati degli expected goals delle ultime quattro partite. Roma è stata devastante, ma veramente, cioè, Roma-Fiorentina, Genoa-Roma, Roma-Parma, la partita col Cluj, siamo stati veramente devastanti, e questo sicuramente ci fa ben sperare. Bene, dai, io direi, insomma, la nostra diretta l'abbiamo fatta, adesso abbiamo parlato così, ma ecco, l'emozione è ancora forte per quello che abbiamo vissuto prima. Noi sicuramente ci vediamo mercoledì prossimo, speriamo di parlare di un bel Napoli-Roma andato come tutti desideriamo. Diciamo, il messaggio positivo è che ancora una volta dopo la sosta abbiamo vinto, cosa che a Roma non capitava. Alle tre, tra l'altro, proprio. Sì, alle tre, bravo, bravo. Cioè, quindi, si è sciolta la maledizione. Esatto, sembra che la maledizione ci stia abbandonando, quindi diciamo possiamo... Ecco, e ci ha abbandonato pure Manu. Ci ha abbandonato pure Manu, insieme alla maledizione, eccolo qua, è tornato. Allora, io ringrazio i tantissimi che ci hanno seguito, ci hanno scritto, vi ripeto, perdonatemi se non vi ho nominati tutti, ma eravate veramente tanti, e il principe sicuramente leggerà i vostri messaggi, anzi sicuramente lo farà. Jacopo Ricci dice: dai, è Giubbo, quindi è un tuo proprio fan sfegatato. Peccato, se fosse stata donna sarebbe stato meglio, però stato meglio. Pazienza, non per lei, ma è affascinante a modo suo anche lui, dai. Ok, vabbè, ma tocca accontentarsi di questi periodi, Giubbo, è quello che capita, quello che viene. Comunque, io vi ringrazio, insomma, tutti quelli che ci hanno seguito, chi ha partecipato. Grazie a Omar, Grazie a te, Piero. Grazie a tutti. grazie Giubbo, grazie a te, a tutti voi. Grazie infinite, Manuel. Grazie, ciao a tutti e forza Roma. Sempre, sempre forza Roma, sempre. e grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.